No, dottor Celsius. Lasceremo Murray tranquillo per il momento. Ma ha contattato Mosca. Senza il cervello, Mosca non può rianimare Big Albert. E lei nemmeno. Trovi il corpo, dottore, o non rivedrà mai più il cervello. Ma... Dottor Celsius può ritirarsi. Si accomodi, signorina Allaire. Serviranno la cena a minuti. Ho già cenato. Mustacchi. Ah! Nel frattempo, faccia come se fosse a casa sua. A casa mia nessuno mi rapisce. Oh, ma lei non è stata rapita, signorina? Sì, 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 rapitissima. Non discutiamo. Tra meno di un'ora vedrà le cose esattamente come le vedo io. Fino a quel momento... Inizierò col liberarmi di lei. In seguito ruberò il cervello di Big Albert. E poi andrò via di qui. Senza salutare. Liz, come sempre, fu sincera e diretta. Avrebbe messo Fitz Randolph fuori combattimento, rubato il cervello di Big Albert e sarebbe fuggita dal dirigibile, senza salutare. Lei è sconcertante. Non mi stancherò mai di dirlo. Ma mi consenta di ricordarle che la mia pelle è dura come una roccia. Ah, non posso morderla né stenderla a furia di testate? Mi spiace deluderla. Oh, sì, non si preoccupi. Mi farò venire in mente qualcos'altro. Fra meno di un'ora, cosa? Scusi? Dottor Celsius, il dolore andrà via tra meno di un'ora. William A. Fitz Randolph. Tra meno di un'ora vedrà le cose esattamente come le vedo io. Non so di cosa stia parlando. Neanche io, ma lo scoprirò. Cosa vuole da me? Sembra sempre che lei sappia cosa sto per dire. E ora? Non lo indovina? Uccidermi. Giammai. La tengo in grande stima. Conoscermi più a fondo. Intendo farlo, ma non è questo il motivo principale. Regalarmi un frigorifero con capienza per 978 libri. Niente di più lontano dalle mie intenzioni, mi creda. Che le faccia un'intervista. Per quello mi sarebbe bastato chiamare il suo giornale. Che sia la sua biografa. Sconcertante. Le interessa? La pagherò bene. Avrà a che fare con gente importante e... No, lo dico per lei. Perché non vuole fare la figura del maiale nella sua stessa biografia. Certo che no. Allora lo dimentichi. Non mi piace mentire. Tra meno di un'ora non dovrà farlo. Ciò che vuole da me non mi interessa. Lei, le sue cose, il suo ego, parliamone. Quello del quadro alle mie spalle è la sua bella copia? Mio nonno, un grand'uomo. Fu membro del congresso. Ma non sembra affatto un mostro. No, neanche mio padre. Ma sposando mia madre, che aveva la pelle come me, fu emarginato e perse ogni cosa. Ora sa perché provengo da una bassa classe sociale e perché non era il mio posto. D'accordo, ma continuo a non avere voglia di scrivere la sua biografia. Parliamo di cose importanti. Cosa c'è in ballo con Big Albert? Sia specifica. Ma non si faccia illusioni. Prima di un'ora non le racconterò nulla. Big Albert ha qualcosa a che fare con il nuovo trend della MKO? Qualsiasi mostro che si rispetti ha a che fare con il nuovo trend. E ora anche lei. Cosa avete intenzione di fare col cervello di Big Albert? Non si preoccupi per lui. Quando avremo trovato il corpo e l'avremo rianimato, Big Albert sarà più in forma che mai. E cosa c'entra Dan Murray in tutto ciò? Spero poco. È una buona persona e non sarebbe giusto che soffrisse. Qual è il nuovo trend della MKO? Metteremo da parte il terrore. D'ora in poi, film per famiglie. Cinema infantile, commedie romantiche, musical. C'è dell'altro. Cosa? Un po' di pazienza, signorina. Domani lo saprà. Lei e il mondo intero. Cosa cercava Big Albert nel suo ufficio? Le dirò cosa ci trovò. Guai. Tema esaurito.
cosa c'è per cena? Lo ignoro, ma se desidera qualcosa in particolare, me lo dica e avviserò il cuoco per farglielo preparare. Un buon tipo, senatore e tutto, nonno del mio rapitore. Se lo prendessi sarebbe come dare per scontato che ho intenzione di cadere. E anche se inciampare è divertente, oggi non ne ho tanta voglia. Buona idea! Non ho voglia di essere coerente. Per la cipolla, per il prosciutto, per il pane, per il patè. Non mi ricorda niente e in più il cartellino sembra uno scarabocchio fatto da un disegnatore frettoloso. Sembra uno scarabocchio fatto da un disegnatore frettoloso. Dove condurrà? Che freddo! Sono vestita un po' troppo leggerina. Meglio non entrare. Nel frigorifero, da sopra verso sotto e da sinistra a destra. Aragosta, gran seola, caviale, busta blu, granchio chap, acqua di mare e scatole piene di non so che. A terra, scatole di surimi. E qui, granchi cubani. Non voglio niente di tutto ciò. Oh sì, ma non sarò io ad entrare. Il suo stile è dubbio, ma gli occhiali sono carini. Adrian! Eh? Come fai a sapere il mio nome? Non lo so, ti chiami Adrian? Sì? Fantastico! Così ci risparmiamo le presentazioni. Ma non so ancora il tuo nome. Sono Liz, se lo indovini ti do un bacio. Non lo indovinerai mai. Oh, quanti baci ho ancora da dare. Che fai? Delle brioche? Decostruzione, arte e cucina molecolare. Sembrano delle brioche. Sono spugne di cacao panificato e armonizzato all'alginato di sodio con essenza di finocchio. Wow! Sembrano delle brioche! La testurizzazione bolleggiante del continente si accresce mediante la sottile rotondità che gli conferisco con lo stampo. Che te ne pare? Mi sembrano delle brioche. Con la siringa imbevo il tutto di fresca essenza di finocchio, che esplode in perle di sapore al contatto col palato. Mi stai simpatico, sai perché? Per il cappello. Lo porto perché sono il capo cuoco del dirigibile. Mi piace! È ridicolo, ti sta da cani e mi fa ridere. Grazie! Se sei il capo cuoco, perché stai nel corridoio? Perché non vado d'accordo con il resto del personale della cucina. Non apprezzano l'arte gastronomica, non si considerano autori né mettono l'anima in ciò che fanno. Stanno disumanizzando la cucina. Adrian il cuoco, ritratto ed inquietudini. Faccio il cuoco, mi piace la cucina, adoro cucinare, creo ricette di cucina. Qualcosa che non abbia a che fare con la cucina? Nella varietà risiede il gusto. Grazie! No, niente. Vabbè. Ho paura del freddo. Del freddo? Del freddo. Del freddo? Del freddo. Del freddo, disse Liz. E in quello stesso istante decise che avrebbe aiutato Adrian a superare quella terribile fobia. Cosa succede quando devi tirare fuori qualcosa dal frigorifero? Cerco di evitarlo. Ma se il signor Fitz Randolph mi chiede qualcosa di congelato, entro, lo prendo ed esco di corsa. Sono una pessima cuoca. Qualche ricetta facile facile? Certamente. Cosa ti piacerebbe imparare a cucinare? Sto diventando una balena. Qualcosa che faccia dimagrire. Essenza di lattuga desostanziata con schiuma di cetriolo centrifugata e un tocco di H2O vaporizzato. Serve anche per gonfiare palloncini. Oggi ho mangiato guanciotte. Ho voglia di carne. Filettino di bue di Kobe ridotto con sake disidratato, con salsa teriyaki e sale dell'Himalaya. Una prelibatezza.
una bomba di colesterolo! Frittata di patate ripiena di polipo, con nduja, ricoperta di purè di fagioli e fritta in strutto di maiale. Uno stuzzichino italiano per aprire l'appetito, anche se è più diffuso come panino. Niente. Ea! Ea! Voglio mangiare... gran seola saltata con aragosta, granchi cubani, olio di fegato di baccalà, salsa Schlenk-Würstens, uova di storione delle praterie e testicoli di tacchino malvagio. Adrian? Signor Fitz Randolph? Gran seola saltata con aragosta, granchi cubani, olio di fegato di baccalà, salsa Schlenk-Würstens, uova di storione delle praterie e testicoli di tacchino malvagio. In marcia! E non preferirebbe una decostruzione di sushi con polpette di violetta? Ho detto al lavoro, Adrian. Sì, signore. In quanto ad Adrian, Liz aveva già fatto tutto quanto fosse in suo potere. Il resto dipendeva esclusivamente da lui. Sarei folle se la prendessi. Liz, lo sei, eppure tanto. Ah, beh, allora. Non c'è altro da aggiungere. Ha dei resti di cioccolato. Cioccolato! Non appena sarò fuori di qui, preparerò una torta per 12 persone. Me la sbatterò tutta da sola e poi chiamerò un medico. È piena di essenza di finocchio. È troppo forte, io non amo i profumi. Mi piace sapere di me. Questo suono è inconfondibile. È un pappagallo malese. Vorrei tanto poter fare qualcosa per aiutarlo, si disse Liz. Sta così male. Questa che funziona senza proiettili, perché non posso permettermi di fare molto rumore. Questo. Perché? Non lo so. Oh sì. Boh. Il bersaglio. Meglio questa scatola. Esattamente. È una pistola che spara frecce con tranquillante. Sono stata la seconda miglior tiratrice del club Mendelssohn, ma ora sparerò come se avessi voluto essere la prima. E fu così che Liz tranquillizzò un pericoloso pappagallo malese. Non aprirò la cassa, per quanto possa star dormendo. Ma la cinghia che ha attorno... mia! D'accordo, estrarrò il liquido di un paio di frecce. Certo che sono proprio brava con i calcoli!
Liz aveva appena completato la prima fase del piano. Sarebbe riuscita a rubare il cervello e fuggire? Un discorso sul nuovo trend dell'MKO. A quanto pare lo darà domani. Lo guarderò con calma più tardi, quando sarò fuggita. Non so perché, ma mi sa proprio di stupidaggine. Sì, una stupidaggine di quelle grosse. Serve per aprire la vetrata che circonda il balcone. Con la racchetta da sci e la maniglia dello stampo come gancio, potrò tirare l'anello, farlo girare o cose del genere. Gira! Se ci riesco, mi smalto le unghie di blu elettrico. E ora? No! Avrei dovuto sbagliare. Non ho con me dello smalto. Il lato positivo è che ora ho una via d'uscita. Salterò sulla passerella e scenderò con l'ascensore che c'è al fondo, quello con cui mi ha portato il dottor Guanciotte. E anche questa è fatta, si disse Liz, contenta al vedere che tutto andava come da programma. Non sono di buon umore, dannati smalti. Ma cosa gli ho fatto io, eh? Vogliono proprio farmi piangere. Si credono migliori di... Aspetta. Cos'è quella roba a terra? È un... Perché non mi viene mai la parola? Fa niente. Qualunque sia il suo nome, mi sarà utile per fuggire. È giunto il momento di aprire il frigorifero. Sapevo che era pieghevole! Ho deciso che non cercherò la combinazione per aprirla, perciò improvviserò un piano B. Ah, pesa! Sì, così eviterò che cada dal carrello. Fissata! La fibbia della cinghia servirà per agganciarlo a dovere. Agganciato! Sì! È arrivato il momento di aprire il frigo! E così Liz rubò il cervello di Big Albert dal dirigibile. Che faccia fece Dan quando la vide arrivare? Mi è rimasta una parte da spiegare. Oh! Chiedo scusa. Che testa la mia. Motori, amico moto! Liz? Liz? Chi è Liz? Perché tocca sempre a noi metterci il cervello?